Milano, 29 aprile 1945. A Piazzale Loreto viene esposto il corpo di Benito Mussolini. Ha accanto una donna, personalmente incolpevole, e alcuni gerarchi. Due giorni prima il capo del fascismo aveva tentato la fuga in Svizzera. Travestito da soldato tedesco, era stato scoperto da una pattuglia partigiana sulla strada di Dongo. Una fine tragica e in queste immagini impietosa, insieme con l'uomo travolge ciò che ha rappresentato per 23 anni. Il regime, la dittatura e poi la catastrofe del paese gettato nella Seconda Guerra Mondiale. È l'ultimo atto di un processo storico iniziato 30 anni prima, nel clima della profonda crisi sociale e politica che esplode con la guerra del 15-18. Quella crisi fu la premessa e la condizione per l'affermarsi del fascismo. Quando ho sposato mio marito, che mi venne a prendere qui da Carpano, perché io avevo 16 anni e mezzo e mi portò a Forlì. Dopo rimase incinta di Edda e io, mio marito era stato chiamato in America e lo volevano giù in America a fare il giornalista. Ma né lui né me dissero no, tu sei in una condizione che io non ti porto in America. E fare un viaggio allora era lungo e non era come adesso che si può andare, e rinunciò. Io credo che se fosse stato in America sarebbe andato meglio anche per lui. Mussolini è uno degli esponenti del socialismo italiano. La sua iscrizione al Partito Socialista risale al 1900. Si distingue per un marxismo non rigoroso, un violento anticlericalismo, un'attiva propaganda rivoluzionaria. È nato e cresciuto in Romagna, una regione di contadini e di braccianti sensibili alle nuove istanze sociali. L'azione di Benito Mussolini, confusa ma efficace, si salda con il disagio politico della sua generazione, con l'ansia di rovesciare una situazione economica e sociale insostenibile. Per abbattere la struttura della società liberale, predica una lotta frontale, di classe. Nel 1911 l'Italia affronta l'impresa nazionalista e coloniale della guerra di Libia. Mussolini incita le piazze alla rivolta, a dire no alla guerra. 1914. Scoppia la prima guerra mondiale. L'Italia per il momento non partecipa al conflitto, ma la contrapposizione fra interventisti e neutralisti spacca in due il paese. 1915. Benito Mussolini, direttore dell'Avanti, si schiera con gli interventisti. La svolta di Mussolini, sino ad allora su posizioni di estrema sinistra, provocherà la sua espulsione dal Partito Socialista. Il 24 maggio l'Italia entra in guerra. 1918. Vittoria degli alleati. L'Italia ha vinto la guerra, ma la tensione interna cresce. I nazionalisti protestano per la cosiddetta vittoria mutilata, mentre l'estrema sinistra sogna la rivoluzione. Marzo 1919. Mussolini fonda a Milano i fasci di combattimento, dove confluiscono nella massima confusione arditi e futuristi, ex combattenti delusi e rivoluzionari impazienti, nazionalisti e sindacalisti. Aprile 1919. Il fascismo esordisce sulla scena politica con un assalto alla sede dell'Avanti. Le sinistre passano all'offensiva con mobilitazioni operaie, scioperi e manifestazioni di piazza. Ha inizio il cosiddetto biennio rosso. Settembre 1919.
I legionari di Gabriele D'Annunzio occupano Fiume, rivendicata dai nazionalisti. L'impresa fiumana durerà sino al 1920, quando l'esercito italiano farà sloggiare con la forza i legionari. Agosto 1920. I sindacati operai occupano le fabbriche. La mancata reazione del governo Giolitti sfibra le sinistre che dopo due mesi si ritirano. È la fine del biennio rosso. L'episodio fa salire la tensione fra massimalisti e riformisti, cioè fra la destra e la sinistra del Partito Socialista. Gennaio 1921. A Livorno, il gruppo guidato da Antonio Gramsci e Amadeo Bordiga esce dal Partito Socialista e fonda il Partito Comunista d'Italia. Maggio 1921. Elezioni politiche anticipate volute da Giolitti. 35 deputati fascisti entrano per la prima volta in Parlamento. Nelle campagne si estende a macchia d'olio lo squadrismo fascista, finanziato dai grossi agrari. Luglio 1921. L'avanzata del fascismo agrario è bloccata a Sarzana, dove una colonna di squadristi è messa in fuga dai carabinieri. Agosto 1921. Sull'onda della sconfitta di Sarzana, Mussolini propone alle sinistre un patto di pacificazione, ma il progetto non andrà in porto. Novembre 1921. Mussolini trasforma il suo movimento in Partito Nazionale Fascista per mettere sotto controllo le intemperanze dei cosiddetti RAS dello squadrismo locale. Febbraio 1922. Si insedia alla presidenza del Consiglio Luigi Facta, che guiderà con mano incerta il governo sino all'avvento di Mussolini. Naufraga l'ipotesi di una coalizione con socialisti e popolari a fianco dei liberali, ma fallisce anche lo sciopero legalitario antifascista indetto dalle sinistre. 24 ottobre 1922. 40.000 fascisti si sono adunati a Napoli. Vengono da ogni parte d'Italia. Per Mussolini si tratta di esibire al paese, per la prima volta in misura così imponente, l'organizzazione militare del partito. La crisi è ormai al culmine. Giolitti, Orlando e soprattutto Salandra sono pronti a guidare una coalizione in cui al fascismo dovrebbe toccare qualche ministero. È il vecchio disegno di Giolitti. Accolto il fascismo prima nel Parlamento, si tende ora a inserirlo nel governo per smorzarne, si dice, la carica eversiva e coinvolgerlo nella difesa della legalità e dello Stato. Sei anni di governo fiacco e assente, scrive Salandra, qualche volta traditore, ci hanno ridotto a riporre la speranza della salvezza del paese in una forza armata e organizzata al di fuori dei poteri dello Stato, cioè un fenomeno profondamente anarchico, nel senso rigoroso della parola. Mentre a Roma per settimane vengono discussi i termini dell'accordo e il numero dei ministeri che saranno ceduti ai fascisti, a Napoli Mussolini comincia a credere di poter ottenere molto di più. Il suo peso parlamentare è esiguo, appena 35 deputati su 530, ma la crescente debolezza delle strutture dello Stato, cui egli dà mano con ogni mezzo, conferisce al fascismo una forza che supera di gran lunga quella della rappresentanza parlamentare. In questo quadro, con il pretesto formale di un convegno sui problemi del Mezzogiorno, Mussolini ha mobilitato lo squadrismo. Ancora una volta imbastisce un complesso gioco politico. Da qualche tempo ha abilmente sconfessato il suo anticlericalismo, si presenta come un difensore del cattolicesimo. Crede di poter così scavalcare il Partito Popolare nella ricerca di un rapporto diretto con la Chiesa. In Vaticano, dove Pio XI è succeduto pochi mesi prima a Benedetto XV, la politica della mano tesa di Mussolini trova consensi. A Napoli, il capo del fascismo, mentre da un lato ostenta la forza, rassicura dall'altro la monarchia e l'esercito che potrebbero contrastare il suo piano. Davanti a migliaia di camicie nere, come un mese prima a Udine, ripete di aver abbandonato la pregiudiziale repubblicana, ultimo residuo dell'originaria posizione sansepolcrista. Parla ancora più chiaro. O ci daranno il governo, dichiara, o lo prenderemo calando su Roma. Ormai si tratta di giorni, forse di ore. Roberto Lucifero, allora nazionalista e monarchico, diventerà dirigente del Partito Liberale. A chi spetta in primo luogo, secondo lei, la responsabilità di quel che stava accadendo? A tutta la classe dirigente. A tutta la classe dirigente che avesse responsabilità di governo di quell'epoca, e quando dico questo voglio dire che comprendo tutti i governi che si sono seguiti dalla fine della guerra fino alla crisi, i quali non hanno saputo impedire e contenere tutto il complesso di situazioni, di disordini che si erano create,
e quindi ha facilitato questo stato animo dell'opinione pubblica che a un certo punto dice che qui si riesca a campare. L'operazione tentata da una parte del governo e dei dirigenti liberali per coinvolgere D'Annunzio nel tentativo di coagulare un sentimento di unità nazionale fallisce. Il 25 ottobre anche D'Annunzio si ritira. Lo stesso Giolitti, l'unico uomo politico che ha prestigio per risolvere la crisi, rinuncia all'impresa. La giudica disperata. È il via alla marcia su Roma. Le colonne fasciste partono da Napoli e dagli altri centri per convergere sulla capitale. Mussolini è di nuovo a Milano, dove attende gli eventi. Il governo confida ancora in una soluzione costituzionale della crisi. Continuano le trattative, alle quali partecipano anche emissari di Mussolini. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, il quadriunvirato militare fascista, composto da Michele Bianchi, Italo Balbo, Emilio De Bono e Cesare De Becchi, ha fissato il programma operativo. Occupare i centri nevralgici e quindi convergere su Roma. Gli ordini sono di evitare finché possibile lo scontro con l'esercito, verso il quale, spiega Balbo, occorre manifestare sentimenti di simpatia e di rispetto. Alle 8:30 del 28 ottobre, il manifesto per lo stato d'assedio è sui muri di Roma. Quando alle 9 Facta si reca dal re per la firma del decreto, è tranquillo, nutre ancora fiducia. Ma c'è un colpo di scena. Il re rifiuta di firmare. Emilio Lussu, deputato del Partito Sardo d'Azione. In quel periodo la situazione è questa. L'immensa maggioranza della borghesia attorno alla corona creava la soluzione della situazione di fronte alla minoranza dell'opposizione. Ma questa maggioranza che risultava dall'accordo della borghesia con la monarchia ne poteva solo produrre un potere autoritario. E la marcia su Roma non è stata affatto un colpo di Stato fascista, è stato un colpo di Stato monarchico, nel senso che il re si è rifiutato di firmare lo stato d'assedio, che tuttavia rappresentava una certa forza di resistenza legale al fascismo. Alle 10 del mattino del 29 ottobre, Salandra rinuncia all'incarico. Il re convoca il quadrunviro fascista De Becchi e lo incarica di chiamare a Roma Mussolini perché formi il nuovo governo. Mussolini pretende un invito ufficiale. Il generale Cittadini, aiutante di campo del re, gli spedisce subito un telegramma. La sera del 29, in vagone letto, Mussolini parte per Roma. Mi telefonarono da Roma, ero verso le 11:30, poi verso le 2. Io risposi che non c'era mio marito, a casa non c'era. E allora dissero così che era una persona molto importante che voleva parlare con Federico, non c'è, è di fuori. Dite, potete dire, dice, è casa sua, che telefono, l'ultima volta. Allora io cercavo mio marito, non lo trovai, poi dice, sì, lascia stare Rachele, perché ho già fatto tutto io, ho già parlato con le persone che mi cercavano. E quello era il re che faceva cercare Mussolini perché fosse andato a Roma. Mio marito venne a casa e mi disse, guarda, prepara la valigia perché dopo doveva partire. Mussolini arriva a Roma nella mattinata del 30 ottobre. La città è già colma di squadre fasciste che aspettano il loro capo. Questi si reca subito dal re. Il monarca gli affida l'incarico di formare il nuovo governo. Le pressioni esercitate dal fascismo hanno sortito l'effetto che Mussolini cercava, la resa alle sue condizioni. La marcia su Roma si risolve in una parata per le strade della capitale. Umberto Terracini, nei giorni della marcia su Roma, faceva parte del direttorio del Partito Comunista. In quel momento io ebbi una particolare e poco invidiabile responsabilità, poiché la maggior parte dei componenti della direzione del Partito Comunista si era allontanata dall'Italia per andare a Mosca al quarto congresso della Internazionale Comunista. Devo dire che né io né gli altri compagni che collaboravano con me al centro del partito ebbimo la sensazione, o ci formammo l'idea, che la marcia su Roma
rappresentasse una svolta radicale nella politica della grande borghesia capitalistica del nostro paese. E in ciò, d'altronde, fummo subito confortati constatando come Mussolini, procedendo alla formazione del suo primo governo, vi mise rapidamente e facilmente uomini del Partito Popolare, uomini del nazionalismo, dei giolittiani, dei salandriani o salandrini, come meglio si voglia dire, dei democratici sociali, il cui rappresentante più importante era l'onorevole Di Cesaro. Si trattava quindi di un ministero di coalizione schiettamente borghese, nel quale Mussolini, è ben noto, tentò anzi perfino di introdurre un rappresentante della Confederazione Generale del Lavoro che avrebbe dovuto essere l'onorevole Baldesi. E solo per la opposizione del re, questa alleanza strana verso l'ala di destra del Partito Socialista non poté realizzarsi. Evidentemente in quel momento non era ancora prevedibile l'ulteriore sviluppo del processo di radicalizzazione autoritaria della nostra società italiana, ed è per questo che in quel momento una valutazione di questo genere aveva le sue giustificazioni. La situazione è paradossale. Il fascismo, che si vanta di aver preso il potere attraverso una rivoluzione, si presenta ora come il garante dell'ordine e della legge, insieme con i rappresentanti della vecchia classe dirigente. Quali furono, senatore Spataro, i motivi politici che spinsero i popolari a partecipare al primo governo Mussolini? Bisogna necessariamente rifarsi all'ottobre 1922. Mussolini venne non alla testa dei fascisti, ma venne in vagone eletto a Roma e convocò alcuni deputati liberali popolari, dichiarando che era sua intenzione di formare un governo di coalizione di partiti, e dichiarò che si impegnava immediatamente non solo a far ripartire le squadre armate che erano a Roma, ma a ripristinare la libertà, il rispetto delle leggi nel nostro paese, e quindi assicurando una vita nella piena legalità democratica. Giovanni Gronchi, esponente del Partito Popolare, partecipò a quel governo come sottosegretario all'industria. Naturalmente fu una collaborazione decisa sotto l'impeto degli avvenimenti e senza avere il tempo di esaminare più dettagliatamente quale si sarebbe potuto prevedere il volto del fascismo in quei primi giorni. Credemmo che si potesse fare credito a Mussolini di questa sua intenzione di legalizzare, almeno entro i limiti del possibile, l'azione fascista. Un governo di coalizione evidentemente presuppone una minore libertà del Presidente del Consiglio, anche quando questo Presidente si chiama Mussolini, e quindi dette credito l'aspirare ad una coalizione, dette credito a questa volontà di richiamare nella legalità il fascismo, direi non più nascente, ma insomma ancora adolescente. L'equivoco è ancora quello della cosiddetta normalizzazione del fascismo. Mussolini sembra propenso a stroncare la violenza, ma nei fatti agisce per svuotare progressivamente le istituzioni democratiche e per sostituirle col suo regime. Il 16 novembre 1922 Mussolini si presenta alla Camera per ottenere il voto di fiducia. «Mi sono rifiutato di stravincere», proclama in aula, «e potevo stravincere. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli». Presto si hanno le prove della volontà autocratica del fascismo. Nel dicembre del 22 comincia a riunirsi il Gran Consiglio, il quale diventa una specie di supergoverno che usurpa diritti e doveri del Consiglio dei Ministri. Si arriva all'istituzione di un esercito di parte, la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Mussolini si giustifica sostenendo che la milizia serve ad assorbire e quindi a neutralizzare il fenomeno squadrista. In realtà, con essa lo squadrismo si legittima e, istituzionalizzato, continua ad essere strumento efficace del fascismo. Dal punto di vista legislativo, il fascismo, che era partito da istanze rivoluzionarie, vara alcune leggi che vengono dette di corretta amministrazione e che soddisfano le attese dei gruppi conservatori. Abolisce la nominatività dei titoli, liquida il monopolio statale delle assicurazioni sulla vita, opera massicci licenziamenti di dipendenti dello Stato. Quella dei ferrovieri è la categoria più colpita. Accanto a queste,
vengono emanate leggi avviate dai precedenti governi liberali, utilizzando in gran parte le direttive e i provvedimenti economici introdotti da Nitti e Giolitti. Arturo Carlo Jemolo, giurista cattolico di formazione liberale. Quale indirizzo ebbero le leggi e i provvedimenti del primo governo Mussolini e in che rapporto si posero con la legislazione precedente e con la concezione dello Stato liberale? Io direi che questi primi provvedimenti non siano dei provvedimenti che annunciano quello che sarà il fascismo. Furono fatte in genere delle leggi che si potrebbero dire leggi di buona amministrazione. La realtà del fascismo era poi che invece continuavano le violenze e questi giudici anche, in apparenza, in sostanza anche ancora rispettati come giudici, si trovavano poi molte volte a dover fare dei processi con dei testimoni terrorizzati, sicché non era mai possibile colpire quelli che erano gli autori delle violenze fasciste. Quindi c'era veramente uno squilibrio tra quello che era la realtà giuridica e quella che era la realtà di fatto. A Torino, il 18 dicembre 1922, vengono uccisi due fascisti. Lo squadrismo inizia una caccia ai socialisti e ai comunisti. Incendi, bastonature e uccisioni si susseguono per 3 giorni. I fascisti cercano anche Antonio Gramsci. Ascoltiamo la testimonianza registrata di una redattrice dell'Ordine Nuovo, Pia Carena, che si trovava in casa di Gramsci per assisterne il fratello ferito in precedenza. Si precipitano come dei selvaggi nella stanza e appuntano le rivoltelle a tutti e domandano chi è Antonio Gramsci. E ho girato e ho cercato di parlare col capo e gli ho detto, dico, Antonio Gramsci non c'è. E lui mi ha risposto molto gentilmente, noi lo cercavamo Antonio Gramsci e allora se l'avessimo trovato, dice, vede quella pianta, c'era una finestra di Piazza Statuto, lo avremmo appeso quella pianta. Dante Maria Tuninetti, esponente fascista di Torino, diventerà segretario federale della città nel 1924. Come spiega quella strage, avvocato? Avvenuta ormai quando il fascismo era al governo e si era impegnato a rispettare la legge. Dunque, non è stato possibile creare immediatamente uno stato di calma, di serenità, di sicurezza. Perché? Da una parte c'erano i fascisti non ancora imbrigliati, perlomeno gli squadristi non erano disposti da un momento all'altro a metterne la naftalina, la camicia nera o il manganello e starsene tranquilli. Gli antifascisti meno ancora, perché pensavano che Mussolini non avrebbe più consentito le spedizioni punitive, la giustizia sommaria, insomma tutte quelle azioni che prima consentiva in quanto per lui erano mezzi per arrivare al potere. Onorevole Nenni, cosa ricorda di quel momento? Vivevamo per esempio al giornale in uno stato di quasi completo isolamento, noi stessi supplicando i nostri compagni di non venire al giornale perché i loro nomi venivano registrati dalla polizia e regolarmente trasmessi alle organizzazioni fasciste che provvedevano poi a sequestrare, ingiuriare e bastonare i quanti tenevano un contatto diretto con noi. L'arma più insidiosa che il fascismo adoperò contro di noi fu l'arma del sequestro, che è peggiore della stessa censura. Ognuno di questi sequestri rappresentava per noi una vera e propria rovina anche dal punto di vista finanziario. Modi diretti di protesta contro il sequestro non ne avevamo. Non potevamo sul giornale neppure dire le ragioni per le quali il giornale era sequestrato. Senatore Antonicelli, la violenza fu elemento caratterizzante del fascismo. Quanto vi fu di strumentale, secondo lei, nel suo uso, nella sua teorizzazione? E quanto invece si esprimeva in generale nel clima sociale, politico e culturale dell'epoca? Dire che la violenza fosse nel clima culturale dell'epoca è un'espressione un po' violenta. Sorelle, da noi il futurismo la teorizzavano. E certo, il futurismo, Marinetti, l'igiene del mondo, la sola igiene del mondo, questo è vero, ma erano cose verbali, erano espressioni, diremo così, verbali, erano tutt'al più teorie
Ma in pratica, violenze vere e proprie prima del fascismo, violenze brutte, violenze fisiche, non ce ne furono. Fu il fascismo che si inserì molto facilmente dentro questo verbalismo e portò quello che era la conseguenza naturale non della sua dottrina, ma della sua pratica, cioè esercitare con la violenza il suo dominio. Molti uomini politici e parte dell'opinione pubblica hanno creduto che il fascismo, una volta al governo, si sarebbe votato alla legalità. Hanno sottovalutato i suoi profondi legami con le forze che non hanno alcun interesse a difendere e a far crescere la democrazia. Il fascismo si presenta senza una precisa ideologia, senza una propria cultura. Le sue contraddizioni, non occasionali e non transitorie, sono parte della sua stessa natura. Che opinione aveva del fascismo dal punto di vista ideologico? Il fascismo non aveva un'ideologia, il partito fascista mancava di ideologie e le prese dal nazionalismo. Io ne vidi bene la differenza quando conobbi il ministro Rocco. Fu Rocco l'uomo che dette una struttura ideologica al fascismo. Fino allora il fascismo vagava di qui e di là. Era fatto di improvvisazioni, di uomini differenti, di interessi differenti. È lecito parlare di una cultura fascista? Non si può parlare di una cultura fascista, ci sono stati dei conati di cultura fascista, non è mai stata una vera cultura. In quale misura la presenza del regime fascista nei suoi primi anni condizionò la vita della cultura italiana? In una misura scarsissima, perché non riuscì a imporsi e qualche fenomeno di adesione o servile o entusiastica si eliminò da se stessa e cadde nel ridicolo. Sperava e si illudeva di essere partecipe della cultura molto di più di quello che poteva essere. Mussolini fu influenzato da uomini e idee differenti. Riuscì mai a organizzare una sintesi organica? In Mussolini è stata sempre presente questa debolezza di carattere ideale, per cui la mancata teorizzazione del fine da raggiungere si è ripercosso in tutta la sua politica. Questa è la convinzione che mi sono fatta anche dal punto di vista psicologico, per il fatto che Mussolini fu psicologicamente un debole. Tutti gli atti di forza di Mussolini sono espressione di reazioni immediate di carattere estraneo alla forza e alla capacità di dominare gli eventi. Egli, nonostante tutto, fu dominato dagli eventi e non li dominò. Il tempo si incaricherà di verificare questi giudizi e di sciogliere alcuni dilemmi.